Benvenuti all'ultima puntata, dove andremo a concludere con una delle icone più golose della Sicilia, che è il cannolo di ricotta, un dolce che secondo me è un po' da premio Nobel per chi l'ha inventato, non sappiamo chi, ma in questo caso l'abbiamo riproposto sotto forma di cornucopia, proprio perché è legato alla festa, è legato all'abbondanza, e adesso vi facciamo vedere come si prepara. La cosa straordinaria della cucina, e in questo caso anche della pasticceria, è come veramente un cuoco, un pasticcere, può essere un artigiano, perché in questo caso vediamo solo ingredienti e poi dalla fantasia o dalla tradizione vengono fuori delle cose straordinarie. Adesso diventa difficile costruire con la mente tutto ciò che con questi ingredienti si può fare. Ecco, io partirei comunque dalla ricotta perché è la sua eccellenza. Si può avere di vaccina o di pecora, però per il cannolo è rigorosamente una ricotta di pecora. Utilizzeremo lo zucchero. In questo caso avremmo meno zucchero rispetto alla ricetta classica, proprio perché mi piace proprio sentire il gusto della ricotta. A fine di un pasto non deve essere proprio super dolce, proprio per essere più digeribile. Poi avremo la farina per fare l'impasto dei cannoli insieme alla cannella, allo strutto, a una parte di zucchero, e poi potete adoperare sia l'aceto che il marsala. In questo caso l'alcol è quello che fa tirare fuori le bolle, l'alcol evapora, per cui crea quella parte di bollicina. Per poi, dove c'è del pistacchio, in questo caso di Raffadali, perché è vicino alla mia provincia, un torlo d'uovo, un'arancia, grattugeremo nell'impasto per fare il cannolo l'arancia e l'arancia candita. Iniziamo con la ricotta, perché sarà ovviamente insieme alla cialda la protagonista. Solitamente la ricotta, prima di setacciarla, conviene sempre fare attenzione che non abbia molto siero, per cui dopo che si compra si lascia riposare almeno un giorno o due. La ricotta appena fresca comunque ha molto siero e la ricotta può diventare morbida. Allora, una ricotta dopo due giorni è già bella asciutta. Andiamo a mettere lo zucchero e l'andiamo a amalgamare. La ricotta, dopo averla zuccherata, la lasciamo riposare per mezz'ora circa, il tempo di impastare e friggere i cannoli. Nella bastardella della planetaria andiamo a mettere la farina, ovviamente tutto pesato, lo zucchero, lo strutto, un po' di cannella, andiamo a mettere anche delle zeste di arancia grattugiata, andiamo a mettere un torlo d'uovo, in questo caso sto facendo l'impasto con il marsala. Dopodiché lo andiamo a versare, il liquido, nell'impasto, ottenendo un impasto ben duro. Dopo aver impastato il panetto otteniamo questo risultato. Possiamo farlo riposare per una mezz'oretta circa. Dopo che abbiamo fatto riposare l'impasto, andiamo leggermente a stendere, utilizzando anche un po' di farina, proprio per darci un aiuto prima di metterlo sulla sfogliatrice. Ecco, la buccia di cannolo fa parte della famiglia delle paste zuccherate perché ha
una percentuale di grasso, in questo caso lo strutto e poi lo zucchero. Ecco, andiamo a tirare piano piano la sfoglia. Dovete considerare che faremo una cialda più sottile rispetto al classico, proprio perché sarà un dessert al piatto. E visto e considerato che lo andiamo a farcire al momento, possiamo anche fare la sfoglia più sottile. L'impasto che ci rimarrà lo possiamo riutilizzare. Utilizziamo come saldatura il tuorlo d'uovo e facciamo questa operazione. Uno inverso dell'altro, proprio per recuperare più sfoglia possibile. Adesso iniziamo a friggerli, portando la temperatura dell'olio a 160 gradi. Ovviamente la cosa che dobbiamo fare durante la frittura è di cercare proprio di calcolare la giusta doratura e quanto tiriamo fuori le cialde dei cannoli, di farli scolare ben bene dall'olio, perché sennò lo riassorbono, una cosa fondamentale e importante. Ecco, vedete? Adesso andiamo a setacciare la ricotta, proprio un gesto arcaico siciliano, proprio per raffinarla, che mantiene anche la sua consistenza. Quasi nessuno più passa la ricotta a setaccio, proprio perché avete visto, ovviamente si passa in una frusta all'interno di una planetaria, però perderà quella consistenza che andiamo a ritrovare o che cerchiamo nella ricotta. Ecco, l'andiamo leggermente a spatolare, proprio per amalgamarla. E la riempiamo all'interno
Una sac à poche. Adesso andiamo a tritare un po' di pistacchio, a tagliare un po' di canditi e andiamo a fare l'impiattamento. Concludiamo questo corso con il dolce, io lo reputo il più buono del mondo, proprio perché nella sua semplicità esprime un territorio, esprime una storia, ma soprattutto esprime l'abbondanza, il fatto che l'Italia è un paese da nord a sud da riscoprire, ma soprattutto ricco di valori e di tradizioni. Ciao a tutti! Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.